Gli ospiti, i nostri amici che soggiornano normalmente qua sotto questi portici, non per loro scelta ma per una serie di circostanze che li hanno portati sulla strada della loro vita, sono stati svegliati dalle forze dell'ordine, dagli operatori della Dasti e sostanzialmente sono stati sfrattati da questa piazza. Piazza Repubblica, il nome piace. Questo Sciabatti, per esempio, domani, per esempio, non ci sono più. Io e mia compagna dormiamo qua con paura. Con paura, molta paura. Eravamo stati con le nostre telecamere in Piazza della Repubblica appena un mese fa. Vi avevamo raccontato della vita dei senza tetto sotto i portici di quello che dovrebbe essere l'assalotto buono della città tra mille difficoltà, insidie e pericoli, in una città in cui per loro non sembra esserci posto. Nemmeno un mese dopo di quelle tende, di quei materassi, non c'è più traccia. Fatti allontanare per disposizione dell'amministrazione comunale senza alcun preavviso dai loro ricoveri di fortuna in una fredda mattinata d'inverno. A loro è stato offerto un ricovero nelle strutture d'accoglienza per l'emergenza, ma solo una donna di origini rumene ha accettato. Questo quanto comunicato in una nota dal comune di Catania. Ma per i volontari dell'unità di strada di Arbor la verità sarebbe un'altra. La cosa ancora più grave non è stato lo sfratto di per sé, perché alla fine si può anche chiedere in maniera anche educata di andare via da un luogo e per poi magari trovare un altro luogo dove andare. Ma qui sono stati prelevati tutti i loro beni, che erano sostanzialmente anche delle coperte che noi delle unità di strada portiamo per ripararsi dal freddo. Qualcuno aveva anche una tenda, immaginatevi il freddo di questi giorni, l'umidità e tutto il resto. Come sia molto bello stare qua sotto questi portici dove c'è vento, dove c'è realmente freddo. Quindi quello che loro avevano era semplicemente un riparo dal freddo, un riparo anche che gli tutelava dal fatto di stare male, anche di morire, perché di freddo si può anche morire. Quindi tutto quello che loro avevano è stato prelevato, gettato dentro i compattatori della Dasti. E sostanzialmente sono stati prelevati anche tutti i loro oggetti personali. Immaginatevi quando qualcuno la mattina mentre state dormendo vi dovesse venire a chiamare e vi dicesse vi stiamo levando tutto. Quindi in quel momento tu prelevi e levi, arraffi tutto ciò che pensi di poter arraffare. Quindi possibilmente documenti, oggetti personali. Anche piccole cose o piccole comunità che possono essere le più stupide vengono prese, messe su un camioncino della Dasti e portate in discarica. Che questo sgombero è stato fatto senza che ci fosse un'alternativa. Quindi non è stato detto bene, ora io ti porto via da qui e ti porto in un ricovero, in un dormitorio, perché al momento la città di Catania non possiede nessun posto letto per i senza tetto. Noi spieghiamo che quei piccoli posti letto che ci sono, ma sono assolutamente inadeguati, possono essere messi immediatamente a disposizione di queste persone che sono state sfrattate. Ma ripeto, non c'è assolutamente un posto letto destinato a questi senza tetto.
C'è stata una farsa su un bene confiscato alla mafia in via del Pino ed è un qualcosa che, se non fosse tragica, sarebbe una commedia, perché l'immobile era prima stato destinato al centro stalli che ospitava degli immigrati. E dopo è stato rilasciato da loro, non so per quali motivi, ed è stato messo a bando. Non si sa se il bando sia stato fatto o non sia stato fatto. Fatto sta che questo bene, dopo tanti anni, l'amministrazione comunale si rende conto che è fuori dal perimetro urbano di Catania. Ma io penso che comunque, in ogni caso, qualcosa si potesse fare anche fuori dal perimetro urbano di Catania. Oltretutto, perché dire che, come tanti dicono, che senza tetto non vogliono uscire da qui, dalla strada, è un po' un'assurdità. Infatti, quando c'è stato l'alluvione, a Palazzo Spedini è stato aperto e sono stati in tanti ad andare lì, ad essere ospitati per quei due giorni. Se la stessa esperienza del Palazzo Spedini fosse stata messa a disposizione l'altro ieri, quando c'è stato lo sfratto qui da Piazza della Repubblica, probabilmente i nostri amici senza tetto sarebbero andati lì. Oltretutto, perché non si può risolvere il problema dei senza tetto prendendoli e chiedendogli di accomodarsi da un'altra parte, in un altro marciapiede.